Salve, sono Simone Di Stefano e presento Airsharing. Chi di voi non ha, quando era piccolo, con un mappamonto indicato i posti dove piacerebbe andare? Ecco, io presento un'idea che ti aiuta a sviluppare le tue idee di viaggio, il tuo desiderio di viaggio. Come funziona? È un social network che aggrega i viaggiatori e raccoglie la loro domanda di viaggio, ovvero tu entri in una parte visuale, in un mappamondo, indichi le città dove ti piacerebbe andare, poi vivi il social network normalmente e dopo un po' di tempo il social network aggrega le persone che vogliono andare nello stesso punto, quindi gli permette di prendere un charter tutti assieme e di pagarlo al prezzo di charter. Quindi è un social network che aggrega il booking online e attraverso un'interfaccia visuale che capisce i tuoi sentimenti tramite le tue indicazioni e poi ti restituisce la possibilità di acquistare il passaggio aereo a prezzo conveniente. Quindi è un paradigma, diciamo, sfrutta le potenziali che hanno i social network, però rovescia il modo di vendere il volo aereo, il viaggio aereo. E questo progetto prevede una convenzione con le linee aeree? Chiaramente prevede una convenzione con le linee aeree o le società che fanno booking online. Comunque la genialità, diciamo, sta nell'interfaccia che riesce a raccogliere. Cioè, in effetti a noi ci arrivano le email e ci dicono: vuoi andare a Praga? Ma a Praga io non ci voglio andare. Cioè, ti arrivano un sacco di offerte che a volte sono anche convenienti, però mai nessuno ha pensato che noi vogliamo andare in dei posti perché ce l'abbiamo dentro le nostre esperienze e ci vuole qualcuno che ci restituisca questa possibilità. Il social network, attraverso un sistema, un algoritmo che calcola dove vuoi andare e riconosce questo desiderio, non fa altro che aggregare la domanda tramite il social network che praticamente raccoglie le persone che nello stesso tempo condividono quelle esperienze di viaggio, ne cominciano a parlare prima e poi al momento in cui si raccolgono le persone che vogliono andare per esempio da Roma a New York, il sistema non fa altro che dargli il biglietto a costo di charter. È presenti oggi per il Bar Camp anche un altro progetto. 40 per Catania, quindi questo posso buttare. 40 per Catania è un progetto costruito per la città, diciamo, Facebook è una discoteca e noi invece abbiamo creato una cosa un po' più seria di Facebook. Una sala da tè, cioè abbiamo deciso per quelli che ci sono dentro, di cominciare a parlare, di spendere il proprio senso civico tramite il web. Quindi hai il modello di Facebook, quindi usa video, fotografia, chat, forum, blog, la home page personalizzata, però dedicandola alla città. Non siamo i primi perché è nato 40 per Venezia, che già conta 1500 iscritti. Noi siamo, diciamo, i secondi ad averlo creato in Italia, siamo 650. Ci sono già politici dentro che in maniera a volte goffa e a volte no rispondono alle domande dei cittadini. Vive con dei ponti con la realtà, però è caratterizzato. Cioè, se vuoi parlare seriamente della città e se vuoi discutere spendendo delle idee, là lo puoi fare. Poi le idee chiaramente stanno compiendo dei percorsi per arrivare direttamente all'amministrazione, in modo che gli amministratori li possono spendere, sia un feed di un gruppo di persone nei confronti di quello che si desidera per la propria città. E con i finanziamenti di Telecom cosa vorresti, allora, in che modo vorresti incrementare questa esperienza? Per quanto riguarda il sharing, c'è un fattore di critical mass sull'idea, anche se credo che più siamo nel social network e più il social network funziona, quindi permette di avere dei guadagni e quindi il canale distributivo sarebbe veramente un grosso vantaggio. Per quanto riguarda 40 per Catania, siccome siamo, diciamo, i primi esempi di social network partecipato costruiti in Italia, che sono nati spontaneamente perché sono veramente i primi esempi che col modello Facebook cercano di creare delle città migliori, speriamo che siano attenzionati da Telecom e ci aiuti sempre ad aumentare questa maglia. Diciamo che è nato 40 per Catania, 40 per Venezia, ma è nato anche 40 per Cagliari. La loro strada è in salita, però stanno crescendo velocemente e permettono ai cittadini di mettere la foto delle cose che non vanno, di condividere le loro professionalità
Quindi se per esempio c'è un avvocato che incontra un architetto, magari escono fuori argomentazioni che consentono non solo di spendere le idee per la città, ma di spendere le proprie professionalità e creare quella maglia che ormai nel reale non è tanto facile. Magari non conosciamo più il vicino di sopra, però col web riusciamo a metterci in contatto con persone che la pensano come Ok, grazie. noi. Ecco.